uno si aspetta chissà che cosa, però alla fine è sempre, cioè, fatti 18 anni puoi fare tante cose, ad esempio prendere la patente, essere perseguibile penalmente, perché ci dobbiamo mettere anche questo. Per me i 18 anni effettivamente sono come i 16 e i 17 e tutto il resto. Semplicemente dai 18 anni puoi iniziare a guidare la macchina. Io pensavo che quei 18 anni avrei ottenuto più autonomia, anche rispetto ai miei genitori in generale. No, niente, quindi... No, vabbè. Beh, tra poco compie 18 anni. Dalla mia foto non sembra che siano passati degli anni. L'ho fatta nel 2014, però non sono affatto cambiata. E mi spaventa un po'. Il futuro lo vedo un po' bianco e nero. Quest'anno compio 18 anni, ormai tra qualche mese, e la sensazione è bella, è molto strana. Pensando a me da piccola, da ragazzina, mi vengono in mente tanti momenti in cui non vedevo l'ora, ero euforica, non vedevo l'ora di compiere 18 anni. Oggi sì, sono felice e sarà sicuramente una gioia, ma diciamo che cerco di viverla con più calma e quindi di non per forza avere fretta e avere fretta di compierli, di diventare grande, ma fare ogni cosa passo per passo e con calma, perché comunque fare 18 anni significa affrontare tanti, tanti problemi, tanti ostacoli e quindi avere grande responsabilità e una responsabilità maggiore che gli adulti hanno rispetto ai ragazzi. Io sin da piccolo ho sempre visto i 18 anni come una tappa importante, proprio perché è la prima porta d'ingresso verso il mondo degli adulti. Diciamo che l'idea dei 18 anni è un po' cambiata da quando ero bambina rispetto ad adesso. Adesso forse c'è più coscienza. I 18 anni possono essere da una parte un grande vantaggio, cioè l'idea di crescere, di poter prendere magari qualche decisione in più per se stessi, o anche la banalità di dire ai genitori sì, ho 18 anni, ormai posso fare quello che voglio. Anche per la festa, che potrebbe sembrare anche una banalità, però io ci credo tanto, ci credo tantissimo e spero che sarà una bella serata da ricordare, perché magari c'è chi dice no, vabbè, non festeggio. Io sono convinta che appunto sia una serata da ricordare, una giornata da ricordare per tutta la vita. Io resterei diciottenne forse per sempre. Devo dire che il mio 18° anno di vita è stato veramente molto bello, pieno di soddisfazioni, certo impegnativo, però veramente ricco. E quindi, se fosse possibile, me lo gusterei per sempre. I ragazzi del 99 ai miei tempi significavano un'altra cosa, era la generazione più giovane che era andata alla prima guerra mondiale e quindi era proprio un anno simbolico di una generazione massacrata dalla guerra, non c'era quindi nessuna, non era un riferimento, era qualcosa da tenere presente per evitarlo, ecco, quindi era un 99 speciale. Il termine ragazzi del 99 è un'espressione che ha qualcosa di tragicamente patetico, perché erano veramente ragazzi, e io personalmente ne ho conosciuti nella mia famiglia, almeno tre dei miei zii, compreso mio nonno, erano ragazzi del 90, che avevano 18, 19, 20 anni, addirittura un mio zio è del 900 e nel 17 è
in combattimento. Oggi, almeno da 30 anni, i giovani fino a 18 anni e forse anche a 16 anni avranno il diritto di voto, quindi avranno la possibilità di decidere se nel caso di una guerra loro vorranno che il loro paese entri in guerra o non entri in guerra. I ragazzi del 1899 non ebbero questa scelta, anzi furono strappati letteralmente dalle loro famiglie in un'età in cui ancora ci si stava formando all'interno della scuola e gettati nelle trincee, gettati nei campi di battaglia. Mi ricordo i racconti di mio padre, che era del 95, che fece tutta la guerra, che mi diceva quando erano arrivate queste ultime leve, che avevano 18-19 anni nella guerra mondiale, che massacrate, ma proprio anche nella testa, non avevano la minima idea di cosa fare, avevano paura, no? Poi quando mi raccontavano che tutti quelli che avevano paura non erano più tornati a casa, no? Che la paura si era sommata alla brutta fine, ecco. Se facciamo un confronto fra i giovani maschi del 1899 e quelli del 1999, possiamo dire che ciò che proprio li rende assolutamente incomparabili è l'esperienza della Grande Guerra. Questo ovviamente non vale per le donne, non vale per le ragazze del 1899 non vengono mandate in trincea, ma fanno comunque, se hanno 17-18 anni, fanno comunque l'esperienza della guerra, perché la Grande Guerra è la prima grande guerra, ma è la prima guerra che mobilita anche le donne. Noi abbiamo le immagini, fotografie, filmati in cui si vedono le donne nelle grandi fabbriche dove costruiscono i proiettili micidiali che i loro coetanei maschi useranno per uccidere altri coetanei maschi dall'altra parte del fronte. E ci sono le donne impegnate nell'assistenza, le donne impegnate nell'attività civile, le donne impegnate anche nel diffondere la propaganda fra i bambini, nelle scuole. Come fecero i ragazzi a resistere dal 1914 o gli italiani dal 1915 al 1918 in quell'inferno quotidiano del massacro di massa? Beh, potremmo dire, senza con questo lanciare nessuna indiretta accusa, che fu possibile anche perché nel fronte interno c'erano le donne che lavoravano per sostenere il loro sforzo. Perché se la generazione del 99 è cresciuta con questa forte impronta di una comunità del dovere, fu quella forse la prima generazione che si formò una propria mentalità generazionale con il culto di se stessi. Abbiamo fatto la guerra, questa guerra ci ha distinto da tutto il resto della popolazione. C'era sempre la polemica tra chi era al fronte a combattere e chi era nel fronte interno a non far nulla, gli imboscati o gli arricchiti. Bene, i giovani sentivano di essere stata la parte migliore della nazione e il mito è rimasto a lungo. È strano pensare come, mentre noi ragazzi del 1999 siamo liberi di scegliere, di votare, liberi di costruirci ciascuno per sé il proprio futuro, invece i ragazzi del 1899 alla nostra età erano i maschi pronti per partire in guerra, magari anche morire, e le ragazze invece avevano molti meno diritti, non potevano fare tutti i lavori che potevano fare gli uomini. Ecco, c'è questa differenza abissale che fa pensare come in un secolo le cose siano cambiate radicalmente. Da questo punto di vista è meglio, ovviamente. Quando avevo 18 anni, a parte il fatto che era prima di Cristo, perché sono nato nel 1939, quindi 60 anni prima di quelli che sono nati prima del 99, ma io li ricordo con grande piacere perché era il 57, no? Era proprio il periodo della speranza dell'Italia. La mia giovinezza è stata una giovinezza estremamente comune a tutti i ragazzi del dopoguerra. E a 18 anni ero dunque uno studente nella scuola statale, la vita
la svolgevo tra il mio paese, Castelbuglione, e la città in cui studiavo, Nizza. Avevo molti amici e la mia vita, potrei dire, tra virgolette, era una vita molto mondana, per nulla segregata o esente rispetto alla vita degli altri. Allora, sono nato nel luglio del 66 e quindi ho compiuto 18 anni nell'84. Facevo il liceo linguistico ad Ancona, quindi ogni mattina prendevo un treno che ci metteva un'oretta e tornavo ogni giorno a casa, quindi ecco, uscivo di casa verso le 6:30 e tornavo alle 2:30. Quindi avevo appena finito il quarto anno, mi accingevo a fare il quinto, e quindi un pensiero riguardava il mio futuro e quindi la scuola, e quindi visto che stavo per affrontare il quinto anno, poi avrei dovuto fare la scelta di quale università prendere. Allora, io ho avuto 18 anni, da ragazza che studiava molto, che si dedicava molto alla sua attività scolastica primaria e che nella scuola era rappresentante d'istituto. Ho fatto una scuola cattolica e devo a questa esperienza l'inizio di quello che pensavo sarebbe stato soltanto un episodio, invece poi è durato tutta la vita, comunque sia l'inizio della mia attività politica. Il giorno del mio 18° compleanno, peraltro, stavo in un convegno dedicato agli studenti delle scuole cattoliche della diocesi di Milano. Quella lì è stata la mia prima esperienza, sicuramente pre-politica, ma insomma anche politica. Avevo 18 anni ed era la più bella età della vita. Era ovviamente un tempo molto diverso da quello di oggi, quasi irraccontabile a un diciottenne di oggi. Il 73 era un momento in cui si era dispiegata tutta la forza di cambiamento degli anni 68, 69 e 70 e scendeva praticamente capillarmente in tutte le istituzioni, ivi compresa quella scolastica, in cui si passava il tempo a discutere in assemblea o nei collettivi o in classe di tutti i problemi sociali, politici, italiani e mondiali. Era tutto diverso da oggi. So che i diciottenni di oggi hanno il mondo a portata di mano, e letteralmente con lo smartphone. Hanno delle condizioni di partenza che sono inimmaginabilmente migliori della mia generazione, però non hanno quella certezza che avevamo noi, quella certezza che si avvertiva, che avremmo fatto una vita più bella di tutte le generazioni precedenti. È venuta a mancare quella geometrica crescita di generazione in generazione, ed è venuta a mancare anche quell'altra cosa che ne era un po' il propulsore, un po' il condimento, cioè quella pulsione antagonistica nei confronti dei genitori e delle generazioni precedenti. Non ho un'idea ottima della nostra generazione, in quanto in parte ritengo che sia legata a valori futili, cioè il... Vedo come magari da tempo è cambiata anche l'idea dell'amicizia, l'idea di un fidanzamento, che magari a questa età può essere banale, però sono cambiate veramente un sacco di cose. Io vedo magari anche io stessa, cioè mi ci metto pienamente in mezzo a questa cosa. Prima magari c'era più un affetto reale, adesso si pensa al cuoricino su WhatsApp, al like su Instagram, magari io sto con una persona e dico no, hai messo like ad un'altra persona e allora io sono gelosa. Allora, complicato farsi un'idea dei diciottenni di oggi, ma per forza quando si diventa Matusalemme diciottenne ti si allontana un attimo all'orizzonte, poi fai fatica a metterlo a fuoco. Io invidio i diciottenni di oggi, cioè magari fossi giovane, l'unica cosa veramente che gli invidio è la familiarità che hanno con la tecnologia, perché questa io ci provo, la uso tanto, ma loro, il fatto di essere nativi digitali è un dono di Dio. Un dono non individuale, un dono di tutta una generazione. È come quelli che sono nati con la luce elettrica e quelli che erano stati cresciuti con la lampada a petrolio. Tu hai la fortuna immensa di nascere in un mondo un passo avanti. Però oggi invece c'è una novità, che è proprio perché sono cambiati i modi di socializzare e di comunicare, e quindi sono tutti molto più veloci, c'è moltissimo bisogno di ponderazione, di concentrazione, dirò una parola totalmente fuori moda, di contemplazione. Se uno 18 anni energetico, volitivo, quello che vuole essere, brillante, non capisce l'importanza del silenzio, è come una macchina che non ha capito cosa serve la benzina. Secondo me la mia è una generazione
in quanto esperienza su me stesso molto superficiale. Prendiamo molto sotto gamba le situazioni. Noi non sappiamo effettivamente cosa ci aspetta nel mondo. Non ne abbiamo idea. Lo affrontiamo anche per questo con molta superficialità. Io seguo molto i diciottenni, perché sono quelli che di anno in anno approdano alla nostra comunità. È difficile che approdino ragazzi prima dei 17, dei 18 anni. Ma mi rendo conto innanzitutto della rapidità con cui cambiano le loro posizioni, i loro desideri e come cambiano anche le loro debolezze e i loro punti di forza. Secondo me i nostri 18 anni rispetto ai 18 anni dei nostri genitori sono diversissimi, perché adesso arrivati a 25-30 anni siamo ancora dei ragazzini, la maggior parte di noi fanno tutto ciò che facciamo tuttora, mentre a 18 anni fa devi avere una consapevolezza diversa, secondo me. A 17-18 anni la voglia di indipendenza c'è tutta, la voglia di libertà c'è tutta e la voglia di fare nuove esperienze c'è tutta, però da una parte sì, i genitori della nostra generazione cercano di essere un po' troppo presenti nelle nostre realtà e magari controllare il telefono, il profilo Facebook, il profilo Instagram, controllare con chi sei, dove vai, cosa fai. I giovani hanno più energie e guai se non le avessero, il giovane moscio è una tristezza tremenda, lo vieterei per legge, un po' come le Mercedes marrone e altre cose così, cioè ci sono delle cose che non hanno senso in natura, quindi il giovane moscio non ha senso in natura. E siccome quindi non puoi essere moscio, devi avere più energie, quindi devi esercitare con più energie la responsabilità. Ciò che a volte non capisco di loro è questo ripiegamento in una certa solitudine. Quando vado in pizzeria e vedo 4-5 diciottenni a un tavolo, ma che anziché conversare tra di loro, ognuno col suo smartphone, prosegue dei contatti e delle comunicazioni molto individuali e certamente autoreferenziali, questo lo capisco meno, perché alla loro età è quando si è aperti agli altri e bisognerebbe sempre essere convinti che solo con gli altri si trova qualcosa. Se penso a tutti quei ragazzi che migrano, che vanno via, lasciano l'Italia per andare in nuove nazioni, nuovi posti sconosciuti, ma che sicuramente magari sotto certi aspetti offrono molto di più ai giovani dal punto di vista lavorativo e non solo, e mi fa un po' paura perché ho paura che col tempo le cose possano peggiorare, ma allo stesso tempo nutro un po' di speranza in questo paese e spero davvero che le cose possano cambiare. E comunque io non sono intenzionata a lasciare l'Italia in un futuro, ma a cercare di cambiare le cose qui. Sicuramente essere oggi un ragazzo del 99, quindi che ha compiuto da poco 18 anni, è un'esperienza non facile, perché ci si aspetta molto dai ragazzi di oggi. E noi certe volte sembriamo essere un po' magari disorientati, che ci mancano le certezze sotto i piedi. Quello che io normalmente auguro a chi è giovane, adesso a prescindere dai 18 anni, è sempre di trovare la propria strada, la propria virtù, la propria qualità, la propria caratteristica che risalta su tutte le altre, perché ognuno di noi credo è, oltre ad essere unico, credo che ognuno abbia appunto una strada, un talento, che però non basta da solo, bisogna andarlo innanzitutto a scovare e poi bisogna lavorarci. Cara Elisa, fra qualche mese farai 18 anni. È vero. Quanto tempo? Quante passeggiate? Poi questi anni sono volati.
Tu diventi grande, io divento maggiorenne? No, io divento maggiorenne e tu diventi più grande. Maturo io. Maturi? Come le pesche, che maturano ci sono molto. Non è vero. Ritengo che avere due genitori che ci tengano veramente a te, alla tua formazione, al tuo futuro sia molto importante, anche nello spronare il ragazzo a cercare quello che realmente vuole, a capire quale lui stesso vuole che sia il suo futuro. La mia famiglia si può dire che sia stata una famiglia di gran lavoratori. Mia madre si è sempre impegnata tanto per me e per mio fratello, e mio padre anche. Una delle grandi sfortune è che mio padre, già da quando ero piccolo, ha iniziato a lavorare fuori regione, per cui la mia vita è stata, come dire, ho passato poca della mia vita con lui. Sono figlia unica, mio padre si chiama Gianni e mia madre Antonella. Purtroppo avrei voluto avere una sorella, ma non è capitato. I miei genitori mi hanno sempre insegnato che la famiglia e l'amore sono i concetti su cui fondare la propria vita, quindi sono i valori in cui credo di più in assoluto. Quella che mi vorrei fare di famiglia, una famiglia piccola, non esagerata, una famiglia non di quelle che ci sono adesso, quindi l'amore non dura tanto. Quindi subito divorzio, cose del genere, no. Queste cose non mi piacciono, io credo nella famiglia vera, nella famiglia che si sta insieme qualsiasi cosa succede e si sta insieme fino alla fine. Uno dei momenti più brutti della mia vita è stato qualche mese fa, quando purtroppo mia nonna ci ha lasciati, e per me era una roccia. Con lei se n'è andata una grande parte di me. In questi momenti ho capito veramente cosa significa affrontare la vita a tutti gli effetti e ho imparato ad accettare, sto imparando ad accettare che comunque la vita è una ruota, è un ciclo e che prima o poi a tutti toccherà lasciare questa terra. Se penso a un giorno perfetto, per me la prima cosa che mi viene istintivamente in mente è il matrimonio. Onestamente non so dire perché. Forse perché sono sempre cresciuta con i miei genitori che hanno tra di loro avuto sempre un ottimo rapporto e quindi appunto credo tantissimo nella famiglia e penso che il matrimonio sia il primo passo per crearne una. Ecco, onestamente non lo so perché il matrimonio. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Ringraziamo Signore per questo cibo che ci doni ogni giorno. Grazie. La fede per me è una sicurezza, è anche un modo di vivere, perché sai che c'è una persona più in alto di te su cui poter contare. Personalmente credo nella vita, cioè nel vivere ogni giorno come fosse l'ultimo e non pensare a niente, vabbè, sempre con determinati limiti, ma non ho delle cose a cui mi appoggio, ecco, queste non ne ho. La massima aspirazione di ciascuno dovrebbe essere la felicità, perché se nei giorni di una persona non c'è felicità non c'è niente, puoi avere il lavoro più bello della tua vita, però se non c'è la felicità le giornate le passi non come vorresti. Per me la vita è affrontare ogni cosa e vivere il momento come ti viene, con qualsiasi sensazione, con qualsiasi sentimento, ma provando sempre tutto ciò che fai, quindi
senza seguendo sia l'istinto ma anche la propria ragione. Io credo nell'amore, credo negli affetti e credo che quelli si porteranno sempre nel cuore, sempre. Io credo nell'umanità delle persone. Secondo me l'umanità delle persone è il fattore che è sempre un po' mancato, ma che se ci fosse risolverebbe molti problemi. L'umanità delle persone e il rispetto verso gli altri. Secondo me è la medicina giusta, è la ricetta per vivere in pace e serenità nel mondo. Geniale. Come è andata oggi la scuola? Bene. È stata molto... Ma ti hai interrogato? Ti dovevi interrogare di filosofia? Sì. Come è andata? Ho fatto tre domande, mi diceva. Perché questa è un'interrogazione di fine anno, se sennò ti tiene le ore. Sì, infatti finita prima. Sì. Però ecco, è andata bene. È andata bene. Cioè? Ho preso 9. Confermato quindi. Sì. Bravo, bravo Ale. Per me la scuola è un mondo a parte dove tu devi imparare a vivere, devi imparare a relazionarti con persone più grandi che possono essere i professori, la dirigente o anche semplicemente le bidelle e con i ragazzi della tua età. Quindi ti devi imparare innanzitutto a vivere e poi ti devi anche istruire, ti devi istruire al mondo che ti troverai davanti quando uscirai. Cioè io finisco scuola, faccio il quinto superiore, prendo il diploma e poi... Quest'anno è stata un'esperienza fantastica, anche soprattutto diventare rappresentante, e è stata una soddisfazione perché vedi realizzare quel piccolo progetto che comunque hai sempre sperato. Quando ti metti in gioco ti senti in competizione, quindi devi cercare qualche strategia, qualcosa che ti aiuti a vincere. Speravo di vincere, di diventare rappresentante d'istituto, ma non ne ho fatto... Sapevo che comunque non ne avrei fatto una tragedia se non avessi vinto, quindi cioè, sarei stata contenta comunque, ma avendo visto i risultati è stata una grande soddisfazione avere così tanto consenso e così tanti ragazzi dalla mia parte. E invito molti ragazzi a pensare a questi ruoli, perché sono ruoli che ti fanno crescere, ma soprattutto sono il nostro diritto. Parma per me è una città fantastica che offre davvero tanto sia ai giovani che a tutto il resto della popolazione.
In realtà non c'è niente che cambierei veramente di Parma, che, perché credo sia bella così, con i suoi pro e i suoi contro. La cosa che adoro è una grande solidarietà, la grande solidarietà che c'è nella città, che si fa sentire. Io ragazzo di provincia, andare a Milano per me era Milano, ecco. Noi pensavamo che Milano sarebbe diventata come New York, ma lo pensavamo davvero, e che l'Italia aveva cominciato un cammino inarrestabile. Mi piace la mia città, più che altro perché, sì, perché è molto vicina al mare, e il mare ha una particolare influenza nella mia vita, perché sia d'inverno che d'estate, soprattutto d'estate, stare al mare è una cosa che mi mette tranquillità, mi rasserena e allo stesso tempo mi fa divertire. Tuttavia la mia città offre poco per i ragazzi, perché i locali sono pochi, organizzano molto raramente qualcosa che possa attrarre la nostra attenzione, ecco. Mi piacerebbe se ci fossero più punti di aggregazione, più luoghi dove magari i ragazzi potrebbero incontrarsi e trascorrere un pomeriggio diverso dal solito. Infatti solitamente noi ragazzi il pomeriggio ci incontriamo ai giardini. Biella è una città estremamente bella, più che altro non tanto per il centro città, quanto per tutte le attrazioni, se possiamo definirle così, che ci sono attorno. Qua la Burcina è un posto in cui sono venuto molto spesso in passato, principalmente con i miei nonni, quando ancora ero piccolo, ed è un posto che ritengo veramente sensazionale per il panorama, e perché da qui, cioè, è quasi il posto più in alto di Biella, ti senti veramente in cima al mondo. E adesso torno qua, mi ricorda parte della mia vita e, come dire, è un percorso che faccio e rifaccio ogni volta, sono cambiato dalla volta precedente. In quegli anni di gioventù, avendo la fortuna di essere cresciuto in un paese non tanto grande, quindi con molta campagna anche vicino alle strade nelle quali si abitava, si passava molto tempo fuori, quindi molto sport, ecco, si giocava anche, oltre allo studio, si giocava molto fuori, anche oltre a tennis, anche a calcio, quindi anni, diciamo, di costruzione e di spensieratezza. È bellissima questa città dove vivo. Viterbo è, dal punto di vista storico, penso, dopo Roma, la più bella città. Solo che mi piace viverci, ma non mi piacciono le persone che ci vivono. Secondo me il porto è uno dei luoghi assolutamente più interessanti di Ancona. Pensando a tutte le persone che vanno e vengono nel porto, mi viene in mente che anch'io vorrei liberarmi di alcune mie paure, di alcuni miei timori. Io mi aspetto che un giorno passi una nave che sia adatta a me e che mi faccia vivere in maniera sicuramente dignitosa, mi conceda un bel lavoro, mi permetta di lavorare nella mia nazione, che è l'Italia, e mi permetta anche di mettere su una famiglia e di coltivare i miei sogni e le mie passioni. Guardando Napoli da Castel dell'Ovo si ha una visuale completa della città, puoi vedere veramente la differenza tra la Napoli che guarda sul mare e la Napoli che sta un po' più in alto, quindi questa idea di completezza veramente mi piace. Questa è la mia città, io ci vivo e la sento mia, quindi devo far qualcosa per cambiarla. Questo è il mio blog, ho iniziato a scriverlo a settembre di quest'anno, quando è iniziata la scuola. Ho iniziato a scrivere per me stesso, infatti non ho iniziato col blog, ho iniziato su semplici fogli di Word sul computer. Scrivevo tantissimo e ho deciso di mettere una parte di questo appunto su internet. Non dico di aver riscosso successo, ma effettivamente non era ciò che mi interessava. Io sono ben soddisfatto del fatto che ci siano anche solo poche persone che però leggono ciò che scrivo.
poiché comunque vuol dire che un minimo di importanza ce l'ha e che comunque non faccio proprio così schifo. Per me il nuoto è una grande passione, è una passione che non ho coltivato dall'inizio, da quando ho iniziato a nuotare, che è circa 10 anni fa. È una passione che ho coltivato piano piano, e perché comunque sono stata buttata in acqua perché per problemi di peso, e quindi all'inizio non ero proprio così appassionata. Poi piano piano è cresciuta questa passione che mi sono portata dietro per 10 anni, e quindi è proprio quelle grandi passioni che a un certo punto arrivi che non ne vuoi più, sei colma, però continui ad amarle fino alla fine. E quando sono in acqua c'ho tanti pensieri, però so che dentro all'acqua posso averli, cioè sono io e basta là, quindi non ho voci esterne, non ho mamma, nessuno, quindi quando sto in acqua sto bene, sto nel mio mondo. Per me la musica significa molto, perché oltre ad essere uno straordinario linguaggio per esprimermi e diciamo farlo in maniera diversa rispetto alle parole, è un modo divertente e sicuramente nuovo per passare del tempo insieme ad altri compagni, ad amici, comunque ai miei coetanei. Per me la musica è qualcosa di insostituibile ed irrinunciabile. Per creare qualcosa che il giorno prima non c'era, il giorno dopo esiste e l'hai fatto con le tue mani, o meglio, con il tuo suono, e quindi dici: ah, wow, allora forse so fare qualcosa anch'io e valgo qualcosa anch'io. Io ho iniziato quest'anno a fare l'educatrice all'Azione Cattolica dei ragazzi perché me l'hanno chiesto. Il parroco un giorno mi chiama e mi dice che la mia educatrice, il gruppo Giovanissimi, mi aveva proposta come educatrice. In un primo momento io ero piena di terrore perché non sapevo il perché il parroco mi avesse chiamata. Però con il tempo mi sono anche abituata, mi sono affezionata ai bambini e sono contenta di aver accettato e di non aver rifiutato quell'occasione. Non sono solo io a insegnare ai bambini lo stare in comunità, il condividere, ma sono anche i bambini che mi insegnano la gioia delle piccole cose, la curiosità veramente nelle piccole cose. La chitarra mi piaceva molto, e quindi erano anni nei quali mettevo insieme tante passioni. La principale era il tennis, la chitarra era la seconda, e un'altra, se ne metto, se penso a quegli anni, era anche gli scacchi. Infatti col gruppo di amici ci siamo iscritti a un circolo scacchistico di un paese vicino, perché nel nostro non c'era, e abbiamo cominciato a giocare appunto qualche torneo, e ci piaceva questo. Io mangiavo bicicletta e politica, poi leggevo tanto, ecco la grande differenza. È che proprio l'estate era di lettura. Io fin da giovane ero impegnato nell'Azione Cattolica e fui indirizzato verso quello che poteva essere un impegno politico. Ero segretario provinciale dei Giovani Democristiani, il mio vice era Gianni Gagoria, diventato poi ministro. Insomma, ero molto convinto che la mia vita avrebbe dovuto spendersi per gli altri sotto la forma della vita politica. A me piacerebbe tantissimo vedermi nel futuro come musicista o magari anche compositore o qualsiasi ambito inerente alla musica. Sto dando il massimo per impegnarmi su questo fronte. Infatti con 4 miei amici abbiamo messo su un gruppo musicale, che facciamo musica pop rock, ci chiamiamo S Clouds, e in questi giorni stiamo addirittura partecipando ad un concorso nazionale, siamo arrivati alle finali, e questo concorso si svolge a Pesaro. Stiamo partecipando con una canzone inedita che si chiama Dark Eyes Originale, scritta da noi, e speriamo che piaccia alla giuria. Look at the photo, I see your face. Can't
can only try to describe my feelings this way. I just hoped and I hope to say, believe today he played to pay him in this way. Dark eyes, pale skin, we've been together but it's not the same. I'm gonna shout it out loud. I find myself between the same words every time. Knew and when and good, every word I spoke. Holding your hand and smiling out the sun. Il mio sogno è quello di diventare medico. La specializzazione ancora non ne sono sicura, ma ho l'idea di fare oncologia. So che è difficile entrarci alla facoltà, però è il mio sogno sin da quando ero bambina, quindi mi impegnerò al massimo. E secondo me questo è il sogno, mettere il tutto per ciò che vuoi. Io nutrivo il sogno che poi ho realizzato di fare giornalista, sono anche figlio di un giornalista, ma nutrivo più ambiziosamente il sogno di cambiare la società, come quasi tutti i miei coetanei. Di andare verso un mondo più giusto, quelle cose che una volta erano una forte spinta, adesso le sentiamo dire soprattutto dalle finaliste di Miss Italia, no? E è difficile pensare a un futuro certo, però desidero comunque realizzare i miei progetti più grandi, che sono prendere una laurea e arrivare a formare una famiglia e avere un lavoro sicuro per crescere al meglio appunto la famiglia e per vivere serenamente. Mi è restato sempre uno sguardo come quello di allora verso la politica. Allora si diceva che si voleva cambiare il mondo, lo si studiava per questo e si è studiato e molti di noi sono diventati giornalisti perché non riuscendo a cambiare il mondo, che non so mai il mondo poteva tentare di cambiare noi, però lo si poteva raccontare, la vita la si poteva raccontare e quindi quell'occhio resta lo stesso e resta però l'occhio di chi ha imparato che le cose bisogna saperle raccontare, sia che le si vogliano preservare, sia che le si voglia cambiare. Non vedo l'ora di vedere cosa la vita ha in serbo per me, non vedo l'ora di scoprire quale sarà il mio futuro, il mio lavoro, tutto quello che dovrà avvenire. Certamente gli ultimi anni vedo delle persone che hanno ripreso il coraggio, persone che sono più motivate di un tempo, capaci di attendere e di desiderare, perché trovo tanti giovani con coraggio, che vogliono tentare, che vogliono rischiare, che vogliono qualcosa di nuovo. Questo per me è molto promettente ed è una speranza. Ma che cos'è la politica? È una definizione impossibile, perché la politica è guardarsi intorno, è cercare di capire che cosa succede. Poi uno la mette in pratica nei modi più diversi, uno la mette in pratica donando la propria vita, l'altro la mette in pratica invece arraffando, ma la politica è non chiudersi in se stesso e capire che la tua vita dipende da quella degli altri. In realtà non mi sono fatto una vera e propria idea su che cosa sia la politica. Ritengo che da quella dipenda il mio futuro al momento, però effettivamente dare una definizione mia personale non saprei cosa dire, cioè boh. Ma i tuoi tra amici ne parlate di politica, di sì, cioè un argomento. Gianluca, Pietro, ne parliamo con loro. Ma tipo, non so, succede qualcosa, ci sono, che ne so, nei giornali prese di posizione, quindi voi discutete? Certo, dopo ognuno c'è l'opinione sua, però ci proviamo a discutere. Bravi. I ragazzi allora discutevano di politica, ma c'erano continue riunioni, c'erano piccoli gruppetti.
poi gli anni dell'università, cioè non proprio 18, ma dai 18 ai 22, diciamo così, il momento dell'università a Milano, lì la politica era proprio il gioco quotidiano. In quegli anni la politica era quasi tutto, si studiava per capire di più le cose e poterle usare politicamente, metabolizzare per capire il mondo, e si voleva capire il mondo, la società, l'Italia, le nostre vite, la città, per cambiare, per vedere come esserne attori. È come se si fosse studiato il teatro per esserne attori, per essere sul palcoscenico. Devo dire che in quell'Italia un ragazzo di 18 anni aveva una straordinaria opportunità di fare politica, che erano tutte le sezioni dei partiti che all'epoca esistevano, era la distribuzione territoriale, i grandi partiti di massa, mi riferisco, che erano 2/3, nel senso che c'era la Democrazia Cristiana, c'era il Partito Comunista, allora si chiamava così, e c'era il Movimento Sociale, quello che poi divenne Alleanza Nazionale, che avevano veramente il vivaio della partecipazione politica. Poi c'era tutto un mondo un po' trasversale, che era proprio quello cattolico, che aveva nel suo numerosissimo popolo di movimenti, di iniziative, tanti spazi di cosiddetto prepolitico, però prepolitico solo perché non si inquadrava in un partito. Era un'Italia straordinaria, era l'Italia del dopoguerra, io sono ancora nato l'ultimo anno di guerra, e c'era tante speranze, certamente c'era ancora molta povertà e molta miseria, però si sperava nel domani, si aveva un'utopia verso una società più giusta, si sognava spazi di libertà, si sognava il benessere che accennava ad arrivare. Era una società, soprattutto per noi giovani, che dava molte possibilità, molte speranze. Noi eravamo edificati con la speranza. Purtroppo con i miei compagni di classe non parliamo molto di temi riguardanti la politica. Più che altro riusciamo a parlarne con la professoressa di greco, e che parlando della storia greca e della politica greca, alla fine sbocchiamo sempre nella politica italiana. Però al di fuori di ciò non ne parliamo mai. Ritengo che dei giovani della mia generazione veramente pochi siano realmente interessati alla politica. Questo forse perché i politici di oggi non sono realmente interessati a noi, ecco, non siamo particolarmente coinvolti nel panorama politico della nostra nazione. Ti trovi sempre di fronte a tensioni, di fronte a problemi più grandi di te, di fronte a incomprensioni, ecco. Però mi viene da dire che questa è anche la natura umana. La politica per me è sempre stata legata comunque a un concetto di speranza, forse non soltanto per me, una speranza che si potesse migliorare, che si potesse confidare in un senso di responsabilità di chi faceva e di chi fa politica, che portasse finalmente magari a una semplificazione della vita quotidiana. La politica non è solo un macro argomento che riguarda lo Stato, ma è anche uno stile di vita, diciamo, la politica quotidiana e quindi lo stile di vita di ognuno di noi che viviamo ogni giorno. Fare politica significa anche essere ospitali verso magari un abitante di un paese straniero, scambio culturale, scambio di idee, scambio di tradizioni e costumi. A me la parola politica mi esprime un po' di rabbia, mi fa esprimere un po' di rabbia, perché le persone che adesso dovrebbero proteggerci, tra virgolette, o comunque tutelarci, sono i primi invece che non rispettano le regole. Personalmente la politica non me ne interesso più di tanto, anche perché adesso come adesso non lo vedo un periodo dove dovrei assolutamente pensare a quello. Quando arriverà il momento, credo che mi affiderò alla persona che mi ispira più fiducia. Il momento del voto è un momento un po' difficile, perché hai le redini del tuo paese nelle mani. Non penso mi cambi la vita andare a votare,
ma non mi dispiace l'idea. La prima volta che ho votato non è stato certamente qualcosa di straordinario, eravamo molto preparati. Ricordo abbastanza nitidamente la prima volta in cui sono andato a votare. Il mio primo voto, io non me lo ricordo proprio il primo voto, perché non so quale fosse la prima elezione, ma erano poi periodi in cui il voto veniva, eravamo ancora nel periodo della guerra fredda, il voto veniva diviso a seconda delle appartenenze, insomma, quindi la scelta del partito era abbastanza facile allora. Poi si giocava invece sulle preferenze, lì c'erano le gran battaglie, l'amico, il nemico, il simpatico, l'antipatico, eccetera. Diciamo che comunque il mio voto è stato un voto di sinistra e poi lo ricordo che comunque da lì in poi insomma, l'interesse per la politica è sempre cresciuto, perché ovviamente parlare di politica significava parlare del futuro che riguardava me, che riguardava la mia generazione, tutti i giovani. Veramente mi intriga il fatto che sarò io a scegliere e non sarà un'altra persona come mia madre o mio padre a scegliere per me. Ai giovani, soprattutto raggiunti i 18 anni, nasce il bisogno di esprimersi, di farsi sentire, e il voto è una delle soluzioni, diciamo, a questo bisogno, per quanto piccolo e insignificante lo si possa ritenere il voto di una persona. Sono un po' in ansia perché non so chi votare. I social network non ti fanno creare un'idea, l'idea te la devi creare tu da sola, anche perché quello che viene detto, il 90% o sono bugie o comunque sono cose che pensano altre persone, uno non si può basare su quello che pensa l'altra persona, tu ti devi fare un'idea tua, magari puoi prendere un po' da una parte, un po' dall'altra, dici che cos'è che secondo me è più giusto. In casa mia si seguiva il telegiornale, a volte anche dibattiti politici, come tutti i bambini e poi i ragazzi ero pochissimo interessato alla politica, mi ho seguito più i cartoni animati fino a 15-16 anni, mi ricordo che forse l'ultima serie di cartoni animati l'ho abbandonata quando avevo 16 anni. Diciamo, capire a chi dare il voto sarà abbastanza difficile, perché non posso sicuramente appellarmi ai giornali, perché si sa, sono un po' di parte, ma lo stesso sarà per internet, quindi dovrò cercare di farmi un'idea personale basata sui fatti e non sulle parole. Noi eravamo coscienti che dare il voto significava davvero decidere e avevamo la consapevolezza che allora il voto decideva. Oggi, indubbiamente, tra i giovani la consapevolezza è che forse il voto non decide molto e non vale la pena votare. Credo che ognuno di noi, ogni ragazzo, debba informarsi anche solo guardandosi intorno. È molto importante, quindi leggere giornali, ascoltare il telegiornale, quindi conoscere ed essere curiosi di qualsiasi cosa ci circonda. Tutti, quando dico che ho smesso di votare da tanti anni, si stupiscono e poi comunque reagiscono ognuno a suo modo. Io non voto da tanti anni per due motivi. Il primo perché da quando sono diventato direttore di giornale ho sempre pensato che si dovesse davvero essere obiettivi, indipendenti e equidistanti, e che sarebbe stato un tradimento verso me stesso e questa mia pretesa. Forse la sede migliore per dirlo, scherzando, la paragono a quella rispetto all'astinenza sessuale dei religiosi, che non per questo poi non guardano o non hanno le loro idee, i loro sogni, però devono essere capaci di essere fedeli alle scelte fatte, anche perché così si capisce molto meglio il contesto. Conosco un ragazzo che tipo fino a 22-23 anni non è andato a votare perché dice cose del tipo: tanto io non conto niente, il mio voto non conta niente. Non la ritengo una cosa sbagliata, in quanto non posso, ritengo di non potermi permettere di dire a un'altra persona che ha sbagliato in una sua idea, però la ritengo un modo di affrontare la cosa superficiale, cioè il semplice dire
quello che faccio io non vale abbastanza. Il rifiutare il voto è quindi anche un rifiuto di assumersi le proprie responsabilità, di essere cittadino d'Italia, d'Europa e del mondo. Il mio messaggio è avere grande coscienza che le cose possono migliorare e altrettanto coscienza che bisogna farle insieme agli altri, cioè che il gioco di squadra è indispensabile per costruire qualcosa. E poi l'altro messaggio, ma questo è proprio banale, guarda che bisogna studiare, specializzarsi, è un mondo che sta diventando durissimo, in cui quindi il sapere e il saper fare sono necessari per la vita. Si parla molto di sogni adesso, di emozioni, ma la cosa che vorrei aggiungere è che non basta dirlo per dire quello che voglio è emozionarmi oppure costruire i miei sogni e realizzare i miei desideri, bisogna anche capire quali sono e fare in modo che questi arrivino, quindi darsi da fare, non arrivano dal cielo, bisogna costruirseli, insomma, non c'è altro modo che costruire il proprio destino lavorando su se stessi e facendo i passi necessari che ci portano a raggiungerlo. Tutte le volte che mi capita di incontrare per assemblee, incontri, i giovani di oggi, i diciottenni, quelli che avranno tra poco 18 anni, quelli che li hanno passati da poco, dico sempre la stessa cosa. Attenzione che siete voi i padroni del vostro destino, nessuno vi dà nulla. I diciottenni della mia generazione scesero in piazza anche per ottenere un ruolo per loro nel mondo che cambiava. E voi non avete quella pulsione antagonista che avevamo noi e siete un po' rassegnati, è come se il fatto di dover restare a casa perché non potete avere una casa vostra, di stare a casa perché non c'è un lavoro, di continuare l'università con master, perfezionamenti, per restare in un circuito prelavorativo, tutto questo è per voi una solenne fregatura e voi, soltanto voi, vi potete battere per cambiare tutto questo facendovi sentire. Hai la possibilità di fare delle cose per cambiare in meglio il mondo intorno a te? Sì, uomo. Questo lo dico anche alle donne. Sì, uomo, vir, nel senso latino, sì. Solido, sì, sì, una qualcuno su cui si può contare. Credo che la cosa più importante sia che tu conservi la tua individualità libera, la tua capacità di non lasciarti assorbire da una folla che ti può schiacciare, ma nello stesso tempo di pensare che la tua libertà non è semplicemente un tuo diritto, è anche un dovere di esercitare la tua personalità a vantaggio degli altri, perché in fondo gli altri danno a te tutto ciò che ti permette di essere ciò che sei. Sii forte, non temere mai. Sii forte, abbi coraggio, non temere, non temere, mi sembra uno dei messaggi più importanti da dare ai giovani.